Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. La pista ciclabile del Conero che da Ancona condurrà fino a Portonovo non è proprio ancora terminata, ma è in gran parte già percorribile. E allora sono curioso di provarla, di vedere un po' che impressioni si hanno di questa pista. L'inizio della pista da Ancona è in questo luogo un po' quasi nascosto. Siamo in zona Vallemiano, sotto questi viadotti, e proprio qui dove ci sono questi due murales inizia la pista. Bene, andiamo, dai. Beh, questo primo tratto è stato ricavato da una vecchia strada di campagna con ciò che resta di un asfalto ormai deteriorato. Beh, finora il fondo stradale è pessimo. Comunque, dai, andiamo avanti. Vediamo un po'. Beh, finito il primo tratto con asfaltato ma con un bel assortimento di buche di tutte le misure, inizia un sentiero singolo qui. Proprio in mezzo alla natura, qui in mezzo al verde. Qua si sale lungo questa stradina asfaltata e almeno finora sembra senza buche. Bene, bene. Portonovo 8 km e mezzo. E qui inizia il tracciato con Breccino. Villa Romana, a destra si va, al ristorante, dove c'è anche il ristorante. Credo solo a piedi. Sempre in salita, Portonovo, chilometri 7. E la salita continua. Oh, bello qui pure. Solchi un po' pericolosi in mezzo alla carreggiata. Portonovo 6 chilometri, qui si gira di qua. Fin qui la pista da Ancona, a parte il fondo un po' dissestato nel primo chilometro, è ininterrotta, si percorre bene. Da qui in avanti non lo so, perché qua sarebbe chiuso il passaggio, qui c'è da attraversare la strada ed andare giù di qua, però
a quanto pare è chiuso, con tutto che ci hanno messo il cartello là. E allora niente, qui facciamo la strada normale, poi dopo riprenderemo la pista più in là. Però ecco, ci sono anche un paio di ruspe scavatori che lasciano presupporre che i lavori comunque continuino. Speriamo. Ecco, dopo circa 300-400 metri, ecco di nuovo il cartello della pista e noi ci infiliamo qua. Oh mamma mia, qui. Oddio, qui però un po' di manutenzione per tagliare l'erba non guasterebbe, penso io. Ma che roba qui? E che è qui? E se incontro un ciclista in senso contrario qui come si fa? Neanche lo vedo. Ecco qua. Qui siamo al bivio per Varano. Però qui continua. Aia, anche qui c'è il cartello. No, però si passa qui, dai. Sì, dai che si passa. Andiamo, andiamo. Piano piano, con attenzione. Fondo in terra battuta, questa secondo me qui dovranno mettere il breccino come nei tratti precedenti, per il momento è fondo in terra, abbastanza compressa, abbastanza battuta, ma qui se ci si viene dopo un giorno di pioggia il fango ci arriva fin sulle orecchie. Niente, come dicevo all'inizio, la pista non è ancora terminata, i lavori non sono terminati. E qui sì, ci si passa un po' così, ma qui verrà fuori un tornante stretto, a gomito stretto, che boh, sarà la gioia di chi usa le mountain bike, di quelli bravi però. Altrimenti molta attenzione come sto facendo io. Ecco, qui per esempio hanno fatto un bel lavoro, guarda, qui c'è, hanno fatto tutto questo rinforzo qua con tutti questi tronchetti di legno per far sì che non frani il terreno. Molto molto ben fatto, direi. Anche qui c'è un escavatore fermo, che significa che qualcuno qui prima o poi verrà a lavorarci, però oggi è lunedì, orario di lavoro, ma qui non c'è nessuno che lavora. Vabbè, andiamo avanti, dai. Oh, però guarda un po' qua che bel panorama, guarda, Monte Conero, il Poggio. Okay. E bei solchi qui che ci sono, tracciati dalle piogge, un po' pericolosi, se ci vai dentro ti ritrovi steso per terra. Ciao, ciao, ciao. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine della pista ciclabile Porto Novo, chilometri 1. Ma su strada normale e non su pista. Beh ragazzi, che ve ne pare di questa pista del Conero? Come ho già detto, i lavori non sono terminati, è percorribile quasi totalmente, però
a lavori ultimati e sperando anche che facciano una buona e continua manutenzione, perché avete visto là quel tratto con quella vegetazione assurda, io ho fiducia su questa pista e credo che diventi un punto di riferimento valido per una pista attraverso la natura, in mezzo al verde, qui in zona. È lunga 10 chilometri, quindi già una lunghezza già buonina, discreta. Sì. Ovviamente se avete una bici, se la volete percorrere con una bici muscolare, ci vuole una buona gamba, perché ci sono delle salite anche impegnative. Bene ragazzi, io con ciò vi saluto, vi ringrazio della visione. Se il video vi è piaciuto, come al solito, mettete un like, e se vi piacciono i miei contenuti iscrivetevi al canale. Ciao, grazie e alla prossima.